2023 continua, siamo al consueto appuntamento con la Balugani SRL, l'azienda che si occupa di sistemi e servizi per la filtrazione dell'acqua, e naturalmente siamo con Nadir Balugani, l'amministratore delegato dell'azienda. Caro Nadir, ho detto naturalmente perché ormai il nostro è un appuntamento fisso. Sì, ciao Fabio, ciao a tutti. Non saltiamo ormai più nessuna fiera, perciò ci siamo tutti gli anni. Abbiamo lanciato quest'anno nuovi prodotti, nuove novità, dalle cartucce rigenerabili, perciò la taglia più piccola che è la 5.000 litri, dalla 5.000 alla 15.000 e 20.000 litri, tutte cartucce rigenerabili, perciò il tecnico disinstalla la cartuccia, viene rigenerata da noi in sede e il tecnico può procedere poi dopo alla nuova installazione, perciò evitiamo tutto questo grosso spreco di plastica e comunque questi rifiuti ormai non più consoni e andiamo praticamente a salvaguardare molto l'ambiente. Abbiamo sia cartucce che servono per la linea lavaggio che per la linea forni, perciò abbiamo un'ampissima gamma. Alle mie spalle vedete addirittura nuove cartucce per la linea caffè, perché comunque la nostra platea di clienti e il caffè che andiamo a servire sono innumerevoli, perciò tantissimi prodotti, tantissime origini di prodotto, e come di tanti prodotti abbiamo anche tante acque diverse. Già da un comune all'altro cambia totalmente la tipologia di acqua e abbiamo diverse cartucce, come vedete alle mie spalle, con questi pallini colorati, che ogni pallino colorato è una tipologia di cartuccia che va a trattare l'acqua e a togliere ciò che c'è nell'acqua in eccesso per avere l'acqua migliore per il miglior caffè. È ovvio che ogni caffè avrà la sua determinata cartuccia per avere l'espresso migliore. E in questa fiera abbiamo fatto addirittura proprio ieri dei cupping, degli assaggi, perciò con la stessa tipologia di caffè, la stessa macinatura, la stessa dose, solamente variando l'acqua abbiamo avuto veramente delle differenze in tasta veramente enormi. Abbiamo anche delle novità sotto punto di vista di addolcitori sempre a sale rigenerabili, con la possibilità di diagnosticare, di comunicare con la macchina da caffè litraggi, consumi, perciò direttamente dalla macchina si riesce a comunica con l'addolcitore e riesce a capire lo stato dell'addolcitore, perciò evitare intasamenti futuri. Perciò siamo veramente in rapida evoluzione, Fabio. Io me ne sono accorto, e mi sono accorto anche che gli stand della Balugani diventano sempre più grandi, sempre più luminosi e sempre più ricchi di prodotti nuovi, ma senza disdegnare tutti i prodotti che fanno parte della vostra offerta, che è sempre più completa. Facciamo un breve riepilogo di tutto il resto che è esposto qui nello stand, ma ti dico breve perché avete davvero tanta roba. Sì, partiamo dagli erogatori d'acqua, perciò dai piccoli erogatori che stanno sui bar, sui banchi bar, dal piccolo goccino d'acqua che viene servito per il caffè al ristorante, perciò dalla caraffa che viene poi servita in tavolo, perciò tutta la gamma, compresa anche quella casalinga, dall'addolcitore a sale del piccolo bar, perciò piccolo bar e taverna, che sarebbe magari un 5 litri o un 3 litri, ad arrivare al centralizzato di un albergo o di una grossa comunità, di un alloggio che potrebbe essere un 150, 200, un 300 litri, perciò arriviamo a qualunque tipologie di portata. E poi abbiamo degli addolcitori a livello casalingo, addolcitori che dove non è possibile installarli centralizzati perché magari i lavori di edilizia superano quasi il costo del manufatto, perciò togliere i tubi a livello di muratura è un lavoro molto oneroso. Abbiamo degli addolcitori che adesso salvaguardiano magari queste nuove tecnologie, boiler a condensazione, pompe di calore, piccoli addolcitori bellissimi da vedere, touch, retroilluminati con display colorati, in modo da poterli appendere a fianco, non so, una lavatrice, un boiler a condensazione, una pompa di calore. Ecco che vai a salvaguardare queste nuove tecnologie che hanno bisogno comunque di un'acqua addolcita e priva di calcare per poter avere quelle efficienze a lungo nel tempo, altrimenti tutti questi calcoli di efficienza energetica vengono poi ovviamente essere vani dovuti dal calcare.
Nadir, allora forniamo a tutti loro l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere. info@baluganisrl.it. Sei stato perfetto con i tempi. Ci diamo appuntamento alla prossima fiera di settore che potrebbe essere. Noi facciamo a Milano Coffee Festival e addirittura SIGEP del 2024. E allora ci vediamo a Rimini, nell'inverno riminese, intorno alla terza decade di gennaio. Ciao Nadir, grazie ancora. Grazie a tutti.